Se le Glock vi fanno impazzire, ma siete stanchi del classico design, beh, RVA, ovvero Red Wolf, ha creato questa nuova linea chiamata Hexa, ovvero delle Glock custom con la collaborazione di Agency Arms. Tanta roba. Apriamo la confezione e vediamo che cosa c'è all'interno. È tutto molto minimal, abbiamo la pistola, non c'è il libretto di istruzioni, bensì un QR code, quindi qui potete andare a vedere un po' tutto quello che vi serve e, aprendo questo vano, troviamo all'interno anche un'altra guancetta di ricambio per quanto riguarda il grip della pistola. Praticamente, come nelle classiche Glock, possiamo cambiare la parte posteriore. Ed ecco qui la nostra Glock Custom. Quanto spacca i culi. Via la confezione. Oh, guarda qua che bella pistolina. Bravi bravi, devo ammettere che avete fatto un buon lavoro. Questo modello, esattamente come la Glock originale, è realizzata in polimero per quanto riguarda il fusto e anche il grilletto, mentre il carrello è interamente lavorato al CNC. E stiamo parlando di alluminio di buona qualità con queste bellissime fresature su tutti i lati. Si tratta di una pistola di fascia medio-alta che si posiziona intorno ai 160-170 euro. Di questa linea però ce ne sono molte altre che hanno dei trattamenti diversi sul carrello e, se non sbaglio, anche qualche accessorio per quanto riguarda la volata, e oscillano intorno ai 200, 230, 250 euro proprio in base al tipo di lavorazioni che sono state fatte, considerando che i carrelli sono tutti fatti in Ceracot, mentre questo qui invece è una normalissima finitura nera opaca. In effetti potevo farmi mandare quella in Ceracot, ma vabbè, sono pirla e c'ho questa qua. Comunque a livello meccanico non dovrebbero esserci differenze, quindi poco importa. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo una lunghezza di 19 cm, una outer barrel da 80 mm, infine abbiamo uno spazio utile di guancette di 8,5 cm di altezza, 4,7 di larghezza e 2,8 cm di spessore, per un peso complessivo di 670 grammi, compreso il caricatore. Direi di andare ad analizzare un po' questa bellissima estetica che colpisce subito e al contempo ci dà anche dei comfort, proprio perché già a partire dal fusto notiamo che abbiamo questa sorta di stippling che non è reale, chiaramente è replicato con, diciamo, un macchinario che ha appunto simulato l'effetto rugoso di questa pratica, che appunto si chiama stippling. In sostanza si fa in maniera casalinga con uno stagnatore, si va praticamente a bruciare, a sciogliere la plastica facendo tanti piccoli puntini in modo tale che diventi tutto particolarmente rugoso, e questo si fa molto nell'ambito del real steel, quindi con armi da fuoco, per avere un grip molto saldo, proprio perché bisogna andare a gestire un rinculo che è tutta un'altra roba rispetto chiaramente al nostro settore dell'airsoft. E devo dire che questo, nonostante non sia un reale stippling, è fatto abbastanza bene alla vista, diciamo, di primo impatto, ma al contempo quando prendiamo in mano si sente che c'è qualcosa appunto in più rispetto a una classica plastica che può essere un po' zigrinata. Questo effettivamente è molto piacevole e dà un bel grip solido. Scendendo troviamo anche una bella minigonna che è un'estensione praticamente dell'area d'imbocco del caricatore. Interessante anche questa porzione scavata che ci permette di essere più tranquilli quando andiamo a togliere e a mettere il caricatore, proprio per lasciare un passaggio, una sorta di svaso proprio abbastanza pratico. Se volessimo andare a sostituire questa estensione per la guancetta è abbastanza semplice, basta togliere il pin che si trova all'interno della minigonna, sfilarla, dopodiché questo si sgancia perché, come vedete, è tenuto su da questa linguetta in plastica, non è come nella Glock originale che abbiamo un altro perno che sarebbe questo, invece questo qua ci sta sotto. Entrambe sono molto simili come texture, cambia sostanzialmente che questa qua è bombata e questa qua è dritta. Vi dirò, non mi dispiace nella configurazione standard perché è molto longilineo, dritto, si impugna molto bene, poi io che non ho le mani così grandi e grosse mi piace, ci sta.
Qui sull'impugnatura troviamo anche questa targhetta con scritto Lone Wolf, eccetera, eccetera, che è l'altro brand che ha collaborato per questa pistola. Il tasto di sgancio caricatore è molto semplice, è rimasto praticamente invariato rispetto a quello originale. Avrei magari visto qualcosa di un po' più diverso, vista appunto la pistola, ma è un tastino questo che funziona molto bene già di serie, bello spesso, bello corposo e si preme senza troppi pensieri. Già che ci siamo, andiamo a vedere il caricatore. Caricatore da 23 colpi, molto classico, in metallo chiaramente, questo è pressoché uguale a tutti quelli della linea KVC, KVA, VE, insomma è compatibile praticamente con un po' tutti i caricatori delle Glock. Mi sembra ben costruito, qui la parte dell'imbocco dei pallini è in plastica, finestrella bella gommosa, classica valvola, mentre per caricarlo di gas vi basta sfilare in giù questa linguetta e lui si va ad aprire. Vedete che rimane bloccato, questo è sicuramente comodo per evitare di perderlo, però comunque lui si toglie se spingete ancora un po', in modo tale che se dovete fare manutenzione qua potete svitare le viti, e qui sotto appunto c'è la valvola per l'ingresso del gas. Una modifica geniale che hanno applicato, e per mia ignoranza non vi so dire se è stata fatta anche sulla vera Glock, è questa linguetta maggiorata per l'hold open. Finalmente possiamo sbloccare il carrello in maniera molto semplice, anche con i guanti, anche se avete i manoni, perché il tastino originale è tutto completamente piatto, proprio come questa parte di qua a sinistra, e quindi scivola, non è proprio immediato. Invece questo ha il dentino che sporge ed è veramente tanta roba, molto comodo. Passando avanti troviamo ponte del grilletto, leggermente custom per via di questo smusso qui sulla parte anteriore, ma la cosa più interessante è che abbiamo questo finto stippling anche nella parte appunto sottostante, che ci permette, laddove andiamo ad impugnare la pistola nella maniera corretta, ad avere qui per l'indice un bel grip che ci dà appunto quella sensazione di stabilità in più. Chiaramente è una pistola da soft air, chi se ne frega, anche se non c'è non muore nessuno, ma interessante che abbiano pensato. Anche qua per il pollice, non appena andiamo ad appoggiare, c'è proprio una porzione che non solo ha lo stippling, ma è anche un po' in fuori di un paio di millimetri, e quindi il pollice si appoggia veramente proprio in maniera naturale. Bravi, bravi, mi piace molto come hanno gestito la parte di fusto e grip in generale, è tutto molto ben piazzato. Qui davanti abbiamo la consueta slitta a picatinny per montare le nostre bellissime torce, qui c'è il numero seriale che non è una sicura come in altri modelli si vede, questo è solo un numero seriale, la sicura è presente solamente nel grilletto. Grilletto che è custom, in questo caso abbiamo la possibilità di avere la corsa variabile grazie alla brugolina che si trova lì sotto, basterà andarla a girare a destra o a sinistra per andare a decidere che tipo di risposta vogliamo. Ed ora veniamo al carrello, questo gioiellino realizzato in collaborazione con la Agency Arms. Si tratta di un blocco d'alluminio che è stato lavorato al CNC e si vede perché è tutto veramente super rifinito. Abbiamo delle serration che sono classiche nella parte posteriore, belle pronunciate, un po' come nella vera Glock, mentre qui davanti abbiamo questa modifica, diciamo, che le rende quasi delle squame, molto bella. E poi troviamo il logo Agency Arms, qua sopra continuano sempre queste serration, e qui dietro abbiamo questa sorta di bandiera americana stilizzata, molto molto carina, e in tutti i lati bene o male c'è qualcosa. Anche qui nella parte posteriore abbiamo il logo Agency Arms, e le fresature non finiscono qui perché sono presenti anche nella parte di outer barrel. Qui abbiamo il logo Agency Arms, qui c'è il numero 917, non so bene che cosa stia a significare, e per finire anche la canna esterna è stata fresata ed è molto bella da vedere, soprattutto perché gli hanno dato questa finestra, questo spazio per poterla, diciamo, gustare in qualsiasi momento e non solo laddove è scarrellata. Tacche di mira ben fatte, abbiamo qui una sorta di fibra ottica, questo ci aiuta molto a rendere immediata l'acquisizione del bersaglio, cosa che invece non troviamo nella parte della tacca di mira posteriore. Infatti qui è tutto molto basic, è un pezzo di plastica o metallo, non riesco, no, sì, è in alluminio chiaramente, ma non c'ha assolutamente nulla, è tutto completamente piatto, è un po' sdigrinato, ma non ci sono pallini bianchi, non c'è anche qui una fibra ottica, peccato, perché mi aspettavo qualcosa di un po' più spinto anche in questa porzione. Ed ora smontiamola al volo che vi mostro un po' gli interni. E qui viene il tasto dolente, perché lo smontaggio è veramente un ditino in culo, perché è durissima, cioè bisogna tirare giù come al solito i due pirulini, destra e sinistra, questi qua, ma quando poi spingiamo il carrello in avanti si blocca sempre, perché
la basetta della stina del guidamolla va a spingere contro il dentino che va a sganciarla. Hanno fatto una quota che è troppo al limite e quindi tutte le volte bisogna un po' smadonnare. Adesso ce la faccio, eh. Ah, c'è da spaccarsi le unghie. Eccolo qua il bastardo, vedete? Praticamente non ha una sede vera e propria. Lui è molto libero di scorrere dove cacchio gli pare a lui. E quindi quando lo montate basta che lo schiacciate giù in fondo ed entra facilmente e passa all'interno del ponticello. Invece quando la dovete smontare, chiaramente lui si riposiziona dove gli pare e quindi non si riesce a farlo scorrere bene. Gli interni sono ben fatti, senza infamia e senza lode. È tutto nel posto giusto. Mi piace il fatto che il nozzle sia inserito in un contesto di alluminio, che adesso non so dirvi se sia alluminio o zamma, quello che è. Comunque tutta la parte interna è un tutt'uno, nel senso che se io vado a sfilare il nozzle in avanti, il pistoncino, vedete che è parte integrante della struttura, è tutto un pezzo unico. E qui abbiamo il diciamo il pad, che non è il classico pad con l'o-ring, bensì è un labbro, è praticamente una roba fatta così che permette di avere una tenuta migliore dell'aria. Si usura più facilmente ma al contempo funziona meglio. Qui abbiamo la struttura dell'op-up, che è in metallo con la classica rotellina per la regolazione. Ahimè, qui sarà una bella rottura di palle se tutte le volte per smontarla bisogna diventare così scemi per fare la regolazione, quindi cercate di trovare l'equilibrio perfetto e lasciatela così, perché altrimenti è veramente una rottura di scatole infinita. Anche qui è tutto ben fatto, abbiamo i meccanismi che scattano bene, tra l'altro con componenti in acciaio che hanno comunque una buona scorrevolezza, insomma non c'è niente di cui mi posso lamentare per il momento. Come dati tecnici sensibili della canna interna non vi so dire molto perché non vengono specificati, comunque vi posso dire che è una canna da 100 mm, probabilmente una 6.03, e ha sicuramente un qualche tipo di trattamento particolare a livello di scorrevolezza, non lo so, perché comunque è tutta brunita sia dentro che fuori, quindi comunque sembra una canna, ecco, non proprio base. Ed ora via di gas e pallini e andiamo a vedere fuori come si comporta la bestiola. Prendete sempre un po' con le pinze quando faccio il test rosata con la pistola, perché non riesco a bloccarla bene come faccio con un fucile, quindi la situazione è che un minimo di movimento c'è sempre. Però devo dire che, rimanendo abbastanza concentrato, la rosata effettivamente ha il suo perché.
Andando a tirare le somme, sono molto contento di questa pistola, mi piace tantissimo a livello estetico, molto piacevole l'impugnatura. Per quanto riguarda la meccanica non ho trovato particolari lacune, non sono un tecnico quindi non so dirvi precisamente guardate che quello lì è meglio sostituirlo, però tutto sommato mi sembra abbastanza buona e comunque le Glock sono consolidate, ce ne sono una marea sul mercato e bene o male la polenta è quella. Per il resto, come già vi ho detto prima, non mi piace molto il fatto che per togliere il carrello si debba smadonnare così tanto e qua se volete sistemare eventualmente con molta pazienza e con parsimonia si può andare a limare leggermente il dentino che c'è qui all'interno che blocca sul guidamolla. Fatelo con cautela perché altrimenti rischiate di smollare tutto e poi non tiene più la posizione. Se non siete smanettoni lasciatela così. E come ultima problematica, che non è un difetto ma è solo un commento puramente personale, è che su una pistola di questa fascia di prezzo, che non è che sia in realtà così alto, quindi potrebbe anche starci, però se mi si presenta una Glock custom con Agency Arms, tutta sta estetica, questo carrello bellissimo, la plastica che compone il fusto secondo me poteva essere di uno scalino leggermente più alto. Tutto sommato mi piace il feeling, l'estetica, e non è neanche una plasticaccia. Non so, è una plastica che ormai si trova anche in prodotti di fascia molto più bassa di questa pistola, quindi per questo mi aspettavo quel tocco, ecco quello. Quella punta, non chiedo molto. Bene ragazzuoli, arrivati a questo punto il video finisce qua. Qui sotto in descrizione trovate chiaramente il link della bestiaccia. Date un'occhiata anche un po' al resto che ha Red Wolf, perché ci sono un sacco di prodotti molto interessanti, anche delle esclusive che fanno solamente loro. Spero che il video vi sia piaciuto e come al solito noi ci vediamo prossimo lunedì alle 18, sempre qui sul canale con un nuovo video. Ciao!